Ciao, ciao a tutti e a tutte e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi un video review su quello che ho acquistato, come vedete, da Royalstone. È arrivato oggi un pacchettino. Era un po' che non ordinavo dal sito polacco che tutte noi conosciamo, perché fondamentalmente io di materiale ne ho abbastanza. L'unica cosa che mi mancava, un paio di forbicine che avevo acquistato l'ultima volta da loro e con le quali mi ero trovata benissimo, però con l'utilizzo in punta non funzionano più tanto bene, quindi per rifinire i retri degli orecchini o comunque dei gioielli in soutache, come sapete ci vogliono delle forbici che tagliano benissimo in punta e ho voluto riprenderle. Avevo guardato qualche tempo fa sul sito, ma le avevano esaurite, le ho riviste di nuovo, insomma, in stock e ho pensato, insomma, di fare un ordine e di ordinarle. Insieme a questo, ovviamente, però, non è che potevo ordinare le forbici e fermarmi lì, perché pagare, insomma, 10 euro di spese di spedizione per un paio di forbici non aveva senso. E quindi ne ho approfittato per comprare qualcosina che mi mancava, ma soprattutto per acquistare per la prima volta da Royalstone le piattine di soutache. Allora, io so e sapevo perfettamente che la qualità non era e non è quella dei siti, diciamo, delle piattine che di solito uso, come appunto il sito spagnolo Beats Perles oppure i siti italiani che sono l'eccellenza per me nelle piattine come Filincanto e Hobby Perline. Però ho detto, ormai è passato un annetto da quando ho cominciato a fare soutache, quindi magari se per proprio le principianti, quando ho iniziato da zero, queste piattine non sarebbero assolutamente andate bene, e questo lo so per certo perché avevo acquistato delle piattine in un sito sbagliando completamente la qualità, e quindi per me all'inizio è stata molto dura perché avevo proprio le piattine sbagliate, troppo morbide. Adesso ho detto forse con un anno di pratica, un anno insomma di manualità che si è un pochino sviluppata, proviamo a prendere comunque qualche colore e qualche tipologia di piattina per vedere se effettivamente anche magari inserendole nel mezzo a piattine un po' più rigide riesco ad utilizzarle. Non tanto per un discorso di prezzo, perché effettivamente sono molto molto convenienti e è la verità. Però devo dire che anche Beats Perles, insomma, ha dei costi di soutache assolutamente buonissimi. Ma in particolar modo perché ho trovato dei colori che, per esempio, fino ad oggi non avevo mai visto. E quindi ho detto, magari posso variare anche un po' nella tipologia di colori che ho, diciamo, nel mio corredo di piattine. E allora vi faccio vedere quello che ho preso a livello... scusatemi. Di soutache, sposto questo e ho preso intanto le Pega, che sapevo esattamente che erano le più morbide. Ho preso questi colori: un nero, un giallo, un blu e un verde. I colori, io devo dire, sono belli, molto 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 belli. Forse a livello di colori devo dire che la qualità è anche più bella rispetto a quella di Beats Perles. Li trovo molto lucidi, molto brillanti, effettivamente belli. Il problema, lo sapevo, è questo: che la piattina è assolutamente molle, è un 3 mm, non è assolutamente spessa perché è molto sottile. Questo, diciamo, può essere un vantaggio per fare più giri di soutache intorno ai nostri cabochon, perché a volte può essere bello avere più varianti di colori e fare più giri. A volte, secondo me, ci sono proprio dei lavori che richiedono più giri di piattine, tant'è che a volte le piattine di Filincanto le evito su questi lavori proprio perché sono troppo spesse. Però effettivamente questa è una lavorabilità assolutamente inferiore rispetto alle piattine che di solito uso. Comunque, questo è il codice, il 145, ne ho presi 3 metri, e questo è un soutache. Vi dico anche se riesco a vedere quanto costa. Sono dunque 3 metri, dov'è? Eccole qua, 2 slotti e 40, quindi costano 80 slotti al metro. Niente, lo slotti va diviso per 4, sono praticamente 20 centesimi al metro. È veramente una cosa ridicola. Ecco, io mi vergogno anche a dire che pretendevo anche la qualità da un prezzo del genere. Comunque,
Questo è un blu bello, molto molto bello anche questo. L'articolo è il 176, questo è un bel giallo, l'articolo è il 109 e questo è un nero, il 155, si legge male, ma eccolo qua. Ne ho presi di tutti 3 metri, tranne il giallo che non avevo proprio come piattine, ne ho presi 6 metri. E questa è la qualità Pega. Poi cosa ho preso? Ho preso la qualità cinese. Ne ho presi tre colori, tutti sui toni del bronzo e del marrone. Queste mi sembrano effettivamente un pochino più rigide, un pochino più spesse, sì, e effettivamente un pochino più rigide sono. Quindi secondo me già questa è la lavorabilità, può risultare più semplice. Ecco, io queste secondo me possono, poi vi farò sapere esattamente come mi sono trovata la piattina cinese. Vediamo se trovo, eccole qua. Queste vengono addirittura meno, se non mi sbaglio, vengono 45 slot no, 0,45, scusatemi, 0,45 slot al metro, quindi praticamente 10 centesimi al metro, c'è cioè una cosa impressionante, il prezzo è strepitoso. Io ho preso questo bel marrone, un 70, lo 0,74 il codice, lo 0,73 questo è un terracotta. E questo invece è un miele 1072. Queste secondo me, poi vi dirò, ma secondo me queste possono veramente andare. E poi ho preso la qualità Italy, che costa un pochino di più, e le ho prese in due qualità, quella classica e quella metallica. Allora, queste qui, secondo me, rispetto alle cinesi, da quello che sento, sono un pochino più morbide. Sì, sono proprio molli, molli, molli queste. Peccato. La differenza con le altre è che queste sono 2 centimetri e mezzo, 2 millimetri e mezzo l'altezza, quindi dovrò usarle a parte perché altrimenti mi viene lo scalino con quelle che uso di solito da 3 mm. Queste hanno un costo di praticamente, allora, 2 metri, 4 slot e 40, all'incirca 50 centesimi al metro. E ho preso questo marrone sul rosso, quindi un bel mattone, 349 è il codice. Questo è un bel giallo, non accesissimo, però comunque un bel punto di giallo, 347 è il codice. Questo è un verde bottiglia, 338 è il codice. Questo è un bell'azzurro, un 330 il codice. Questo è sempre una specie, un cannella, 308. E questo è un azzurro che dà un po' sul grigio, 303 è il codice. Mentre delle metalliche, e secondo me queste invece hanno una buona qualità, ho preso queste tipologie. Ho preso questo bel marrone, questo grigio nero, è un argento grigio, insomma, un canna di fucile quasi. E queste due tipologie di oro, questo è un oro pallido e questo è un oro molto brillante. Ne ho presi 3 metri di tutti e tre, e questi qua. Guardo la fattura, mi sembra che vendano un pochino di più il metallico. Eccolo qui, sì. Ecco, questi vengono all'incirca 1 euro al metro, però effettivamente la qualità di queste piattine è superiore rispetto alle altre, un pochino più consistenti, però ecco, ovviamente non come quelle che uso di solito, un pochino più molli sono, però sono molto molto belle nel colore. Io, guarda, sono rimasta veramente contenta dai colori brillanti, pieni di queste piattine, quindi se riesco ad utilizzarle effettivamente sono contenta. Questo è il 360 l'articolo, il 362 l'oro più acceso, il 366 il cana di fucile, il 364 il marrone. Ok, con il soutage ho finito, adesso passo a farvi vedere quello che ho acquistato come minuteria e come rovescio tutto, così faccio prima, e come materiale, insomma, d'acciaio.
Allora, questo è un panno di feltro che ho voluto prendere perché volevo provare. Io non ho mai rivestito le creazioni con il feltro e ho detto, ma proviamo a vedere cosa esce fuori. Mi sembra, boh, non lo so, devo vedere se sfilaccia. Anche questo lo proverò e vediamo cosa uscirà fuori. Poi ho preso dei mezzi cristalli. Questi sono gli articoli, questo è un color miele da 4 mm, questo è un giallo, questo è un giallo con un po' di sfumature cangianti in argento, poi ancora mezzi cristalli, un altro sacchettino di gialli, un altro, praticamente li ho presi quasi tutti doppi, sempre questo giallo con le striature. Poi ho preso due pacchettini di Obips perché ci sono un modellino che avevo visto in un tutorial di un orecchino fatto con la tecnica ovviamente della perlinatura non in soutache e non avevo le Obips, quindi ho detto ne prendo un paio di colori per vedere se riesco in qualche modo a fare a replicare quel modulo. Poi ho preso, vediamo un po', ecco, dei cristallini. Allora, questi sono due quadratini, questo è il codice 3782. Mi sembra che siano anche di buona qualità. Vediamo un po'. Questo è un bel rosso. Insomma, qualche graffittino c'è, però insomma è vetro e non è cristallo, quindi più di tanto non si può pretendere. Quindi due quadratini rossi. Ho preso poi due ovali. Questo è l'articolo 3519. Questi mi sa che invece sono sciupati. Porca miseria. Sì, questo è rotto. Ma come si fa, dico io, a mandare due pezzi di cui uno rovinato? Quindi, boh, proverò ad incastonarlo magari essendo rovinato sull'angolo. Però, cavolo, che peccato. E tra l'altro nel sacchetto non c'è il pezzetto, quindi non si è rovinato nel trasporto, ma me l'hanno infilato dentro rotto. Beh, perfetto. Queste cose non è che mi piacciono un granché. Poi ho i due quadratini blu. Vediamo questi se sono danneggiati oppure no. No, mi sembra che questi possano andare. Il retro va bene. Sì, qualche graffiettino, nonostante tutto, nonostante sia vetro e non resina, c'è, però insomma, vabbè, questi quantomeno non sono rotti e sono intatti. L'articolo è questo, il 3863. Poi ho preso altri mezzi cristalli, questo è sempre il miele che avete visto prima, ne ho presi due confezioni, questo è un bianco e anche di questo ne ho presi due. Diciamo, ho preso un po' i colori che mi mancavano di più. Poi ho preso, ecco, dei mezzi, ancora mezzi cristalli di questi cangianti 4 mm e della stessa tonalità, li ho presi da 3 mm. Ecco, poi ho preso dei, questi ho già visto, non fanno incavolare queste cose. Allora, sono dei rivoli da 8, se non sbaglio, cioè questi sono tutti rovinati, una cosa impressionante. Allora, questo è rovinato e si vede qua, è proprio grattato. Perfetto. Questo è la patina rovinata, guardate qua. Osceno, veramente osceno. Vediamo questo, forse si salva. No, questo è graffiato qua. Vediamo se qui è completamente graffiato, ma proprio si vede bene. Ora magari è crystal, quindi non riesco a farlo vedere. Questo forse è l'unico, cioè di 4 io ne salvo uno, ma veramente, cioè, per l'amor di Dio, no, no, no. Cioè da loro i cristalli veramente mai più, non li avevo mai presi, ma questa esperienza proprio, cioè, ne sono arrivati nemmeno la metà buoni. Boh, vabbè, ciao. Poi, allora, delle perline. Queste le ho prese argentate perché non avevo niente di argentato e sono 3 mm. Poi ancora mezzi cristalli da 4 mm di quelli cangianti e azzurri.
Poi ho preso delle Super Duo. Queste mi sono piaciute perché sono nero matte, quindi il codice è questo qui, lo 023. Poi vediamo, ecco, sempre delle perline piccoline da 3 mm oro, quindi oltre all'argento le ho prese anche oro. Poi ho preso, vediamo un po', ecco un altro sacchettino di Obits. In oro, in bronzo, diciamo, è questo. Quindi ne ho presi tre pacchettini, non due. Poi ho preso delle catenelle strass. Oddio, questa mi sembrava un po' più scurina. In effetti è proprio un bel rosa sparato, un bel corallo, ma bello acceso. Non è di quelle piccoline, però insomma, questo è l'articolo, il 7008. È un metro se non mi sbaglio. Poi ho preso questa qui che invece è tra le novità, è molto bella, questa l'ho già vista che è molto molto carina, è un verde quasi smeraldo, ha i castoni molto molto piccoli, è molto elegante, carina carina, sì, questa mi piace, la rifinitura è oro e questo è il codice, LAN021. E poi un metro di catena della stessa qualità. Ho preso questa LAN 019, però ne ho presa una doppia quantità perché l'avevo già utilizzata, però acquistata da Hobby Perline, e ha un bianco opaco lattiginoso che mi piace tantissimo nelle creazioni, e l'avevo finito, quindi l'ho rivisto qui da Royal Stone e me lo sono riaccapalrato, molto bella, anche questo è fondo oro della catenella. Poi ho preso questa a palline, magari è molto sottile, pensavo fosse un pochino più grande la trama, questa è LAN 0491 e questo vorrei provare ad utilizzarlo, è bella anche come catenina sinceramente, quindi proprio da sfruttare come catenina per appenderci dei ciondoli, però io sinceramente queste catenelle le ho utilizzate anche al posto delle catene strass, quindi potrei vedere di utilizzarla nel solito modo, solo che mi sembra molto 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 sottile, forse troppo sottile, quindi probabilmente la utilizzerò proprio come girocollo dove appendere un ciondolo. E qua ci siamo. Poi ho preso un'altra catena, questa proprio l'ho presa per come catenina, e è il 6751 perché non avevo più catenine oro e ultimamente ho fatto una collana che poi vi farò vedere nel prossimo video, e mi mancava e quindi ne ho presa, mi sembra un metro, sì, un metro. Il codice è questo, 6751. E poi ho preso questi che sono dei cuoricini in argento, questi sono carini, magari da metterli sotto alle creazioni in sutache o comunque o come charms o come addirittura al posto della goccia, ecco, anche questi possono essere sfruttati in diversi modi o come applicazioni sulla base dell'orecchino, questi sono, mi piacciono, sì. E l'articolo è questo, l'8251, ne ho presi 4. E poi cosa ho preso? Ho preso, ecco, questi ovalini, sono 4, sono argentati, e questi li inserisco proprio all'interno delle creazioni in soutache, 8759/C, sullo stesso genere però in oro e con dei forellini ho preso questi. Questi sono belli, proprio belli, un pochino più grandini. Questi possono essere utilizzati sia come centrali e anche utilizzati proprio per metterci sopra altri elementi. Poi proverò insomma a vedere come rendono. E questo è il codice, 8131. Poi ho preso le monachelle, quelle alla francese in bronzo, perché ce l'avevo sia argentate che dorate, ma di questo colore mi mancavano e a volte possono tornare bene. 6959D, se non mi sbaglio, /3, boh,
6959 comunque il codice dell'articolo. Queste sono le famose forbicine che vi avevo detto, per me sono strepitose, già usate, quindi testate, sono veramente valide. Io con queste sono arrotondate, quindi aiutano nella rifinitura e si trovano nella parte del ricamo in pratica. Ora vi faccio vedere il codice, che questo dovrebbe essere il codice, però in ogni caso se non lo trovate sotto questa forma, basta che andiate proprio negli strumenti e sono sotto forbici dal ricamo, le trovate. E questo è l'omaggio che mi hanno fatto. Un tempo Royalstone riempiva di omaggi, ora si sono limitati, vabbè, meglio queste, a volte hanno mandato veramente delle cose che non si possono guardare, quantomeno questa è una catena strass che fa sempre comodo, tra l'altro molto bella, ha dei colori cangianti, dal rosa al crystal, alla B, bella, 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 sì. Ok, ragazze, che vi devo dire? Io sono in parte non soddisfatta, ovviamente la parte cristalli, come avete visto, mi ha assolutamente delusa, mai più, perché quantomeno da Ting Ting, quando si comprano e arrivano rovinati, lui ne manda una quantità industriale ad un costo assurdo, quindi se ce n'è qualcuno rovinato ci sta, ma qua i costi non sono né regalati, né tantomeno le quantità che arrivano sono esagerate, perché poi la bellezza, ecco, di Royalstone, ho detto, posso prendere anche un pezzo singolo rispetto magari a un Ting Ting che, se vuoi una determinata forma, un determinato colore, te ne arriva una quantità da dividere veramente per un esercito. Però se devono arrivare due pezzi e uno su due rovinati o quattro pezzi e ne salvo uno, tanto vale comunque allo stesso prezzo farmi arrivare un carico di roba, anche se poi rimane lì o magari boh, in qualche swap o comunque in qualche giveaway farò felice qualcuna. Tra l'altro, tra un po' di tempo vedrò, insomma, di fare anche un giveaway, perché comunque il canale sta, anche se lentamente, ma sta crescendo, quindi per ringraziare comunque le persone che mi stanno seguendo, insomma, vorrei farvi un regalino. E niente, che vi dico? Vi mando un bacione. Come tutte le volte, se il video vi è stato utile, mettete un pollice su. Se vi va, iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!